dentro quello che è il suo percorso in Misia, che fa Francesco è un laureato in fisica, uno scienziato, e quindi la sua rivista è una rivista scientifica che però ha un intento comunicativo peculiare che si realizza proprio attraverso la progettazione grafica e l'illustrazione. E la rivista raccoglie dei contributi importanti di scienziati, di divulgatori sul tema del cambiamento Grazie mille, prima di tutto ringrazio la Commissione, ringrazio anche la professoressa Iacobelli, non solo per le bellissime parole, ma anche per avermi seguito in questo progetto che comunque a cui tengo particolarmente. Non solo per il tema trattato, ma anche un po' per proprio il mood e le idee che si vogliono andare ad esprimere. Allora, Science Dispatch from Outer Space, appunto, come introduceva la professoressa Iacobelli, è una rivista di educazione scientifica che, il titolo in italiano letteralmente è Bollettino scientifico dallo spazio profondo, perché? Perché abbiamo da una parte appunto dei contributi scritti tecnici e scientifici. Che sono però corredati invece da un immaginario visivo completamente fantascientifico. E in particolare il primo numero poi ha un sottotitolo caliente perché vuole essere un po' un gioco di parole appunto trattandosi del tema principale, appunto il cambiamento climatico. Perché Science Dispatch from Outer Space? In primis la rivista si vuole andare a inserire all'interno di una nicchia che oltre ad essere sottosviluppata e anche particolarmente sottovalutata, che è quella della divulgazione scientifica illustrata, che soprattutto in Italia trova pochissimo spazio. E ovviamente l'idea di utilizzare appunto la fantascienza è anche quella di cercare di avvicinare a temi accademici e tecnici tutta quella parte di popolazione possibilmente giovane che non si avvicinerebbe altrimenti a temi effettivamente di attualità o più accademici. Dall'altra c'è anche un po' la volontà, arrivando io appunto a un percorso scientifico, di celebrare la figura del nerd, che era sempre un po' legata all'ambiente scientifico e ovviamente tantissimi appunto addetti ai lavori sono molto legati a tutto questo immaginario che nasce con la mitologia antica, però in realtà poi negli ultimi 10 anni ha avuto uno sviluppo incredibile. Appunto, sappiamo tutti. Conosciamo tutti il cambiamento climatico, perché però trattarlo? Perché appunto è una tematica estremamente attuale, vediamo ogni giorno le ripercussioni di questi cambiamenti sulla nostra quotidianità, basti pensare appunto agli ultimi eventi catastrofici che sono stati banalmente la pandemia Covid o il distacco degli acciai nella Marmolada, che appunto sono eventi catastrofici che non avverrebbero, non ci fosse in atto questo cambiamento. Ed è quindi, credo sia importantissimo, un tema che sento molto, molto, molto forte e che credo sia importantissimo da trattare. Appunto, come dicevamo, la parte scritta è completamente, quasi completamente indicata da articoli tecnici e scientifici, redatti da, sono quasi tutti originali, redatti appositamente per questa rivista e arrivano da diversi campi scientifici, quindi dalla fisica, alla biologia, alla medicina, alla matematica, e ve li illustro brevemente, appunto, tutte le immagini che adesso seguiranno sono le illustrazioni che, o parte delle illustrazioni che ho realizzato per ogni articolo. In particolare abbiamo appunto un'apertura del professor Chris Ball, che è un matematico inglese particolarmente conosciuto all'interno del mondo della divulgazione scientifica. Piccolissima parentesi, ringrazio il professor Roberto Natalini, che è direttore del Centro di Applicazione del Calcolo Picone presso il Congresso Nazionale delle Ricerche, che oltre ad essere impegnatissimo in Italia come divulgatore, in particolare nel campo della divulgazione illustrata, è stato anche poi colui che mi ha permesso di accedere a questo articolo e di confrontarmi con il professor Bad. E in particolare nell'articolo del professor Bad ci mostra un piccolissimo modello matematico, che si chiama modello del bilancio energetico, in cui possiamo con pochi semplici passaggi matematici dimostrare effettivamente il cambiamento climatico. A seguire abbiamo poi il dottor Dattila, che è un fisico delle tecnologie avanzate che ha poi proseguito il suo percorso in Spagna. In particolare in Spagna ha lavorato sulla riduzione dell'anidride carbonica dell'atmosfera e ha lavorato sulla fotosintesi artificiale, che è questo processo che ricorda la fotosintesi clorofilliana e appunto attuato da delle foglie sintetiche e che serve a recuperare la CO2 in eccesso e a trasformarla in combustibili rinnovabili.
particolare per questa illustrazione mi sono ispirato alle monstere, che sono delle piante invece vere, reali, ma che hanno assunto un po' un aspetto tecnologico e futuristico. Abbiamo poi il dottor Chintati, che ringrazio tra l'altro, a parte rispetto all'articolo, anche perché è stato quello che mi ha permesso di entrare in contatto con il professor Natalini, che citavo prima, e in particolare il dottor Chintati, appunto, anche lui fisico, ha conseguito poi il suo dottorato all'INEA di Roma e ha trattato di fusione nucleare. In particolare nell'articolo ci parla dei runaway electrons, che sono una problematica dei tokamak, che sono gli attuali reattori a fusione nucleare su cui si sta lavorando effettivamente nel mondo, nel campo scientifico. E tutto questo articolo è correlato invece da delle finte tavole, diciamo, nel fumetto, in cui si ipotizzano alcune scene di un possibile futuro in cui un reattore nucleare potrebbe essere effettivamente un oggetto casalingo che alimenta poi i nostri elettrodomestici. Abbiamo poi il dottor Moinano, che è laureato in medicina e chirurgia e ha conseguito un dottorato sull'influenza del cambiamento climatico sulle malattie infettive, e in particolare nell'articolo all'interno della rivista ci parla proprio di come il cambiamento climatico, appunto, in maniera sia diretta che indiretta, stia andando a incidere sulla setta mondiale. E l'articolo del dottor Moinano è accompagnato invece da un piccolo fumettino in cui reinterpreto la propagazione di un virus all'interno di una cellula. Abbiamo poi a concludere gli articoli scientifici, l'articolo della dottoressa Kines, che è una biologa toscana, che lavora come libera professionista su progetti sia nazionali che internazionali. In particolare nell'articolo ci parla appunto di questo progetto sulla sua città natale, Lucca, dove ha lavorato sui fossi che dividono le mura dalla circonvallazione della città, e sono zone ovviamente di transito e di sopravvivenza di tantissime specie, ma che opportunamente di solito falciati, se lasciati invece ricrescere in maniera opportuna, possono andare a dare effettivamente, ne stanno dando dei contributi non solo all'ecosistema in sé, ma anche alla popolazione che poi vive lo spazio attorno ai appunto alle mura. Chiudiamo poi invece la rivista con un rapporto fantascientifico del dottor Chiappelloni, che è uno scrittore amatoriale che però ha vinto alcuni concorsi, ha visto i suoi racconti pubblicati su alcune raccolte, in particolare questo racconto, che è un breve monologo distopico che però poi in un finale inaspettato, che è stato pubblicato appunto in Edizioni Ambiente nel 2013. L'idea della rivista nasce anche grazie a dei riferimenti di prodotti editoriali già esistenti, che lavorano sulla divulgazione sia scientifica, ma in generale proprio sul connubio comunque della creatività e di temi invece di attualità. Il magazine arrivano tutti dallo shop online Fraps, che è un negozio italiano che lavora appunto sulla ricerca proprio di magazine indipendenti e particolarmente belli dal punto di vista grafico da tutto il mondo. In particolare, ecco, questi sono i 5 magazine che ho preso a riferimento. Abbiamo Lea, che è una rivista di antropologia culturale italiana, It's Facing in LA, che è una rivista americana che tratta solamente di cambiamento climatico e utilizza i creativi come contributori per ogni numero. Market Cafe, che è una rivista creata da due designer italiani che però risiedono a Londra, tutta dedicata al data design, quindi alla visualizzazione grafica dei dati. E abbiamo poi Cosmos Data Journal, che è una rivista lituana che cambia tema ogni numero e con essa cambia anche il titolo, in questo caso Cosmos, perché la rivista è dedicata all'Agenzia Spaziale Lituana e il direttore dell'Agenzia Spaziale Lituana inoltre è anche un creativo e ha diretto a livello artistico proprio la rivista e il numero. E infine abbiamo Paperboy, che è una rivista inglese che fornisce solamente buone notizie, in particolare un numero selezionato dedicato a futuro. E concludo parlando un pochettino di quelle che invece sono poi le reference visive per la parte mia di lavoro, ovvero la parte dell'illustrazione. Come dicevamo, la fantascienza nasce con la mitologia antica come concetto, ma sono appunto gli ultimi 100 anni, soprattutto dopo la rivoluzione industriale fino all'800, che con il progresso tecnologico che ha cominciato ad avere un avanzamento velocissimo, l'immaginario fantascientifico ovviamente si è popolato in maniera enorme, ad arrivare appunto fino agli anni 80, quando poi è diventato uno dei temi centrali quasi della produzione, ad esempio, hollywoodiana, perché ovviamente abbiamo una nascita forte di quello che è il campo della narrativa, ma nel momento esatto in cui poi nasce il medium del
del cinema e quindi della cinepresa non si vanno solo più a creare immaginari ma possiamo anche mostrare i loro prodotti. Questo ha portato un enorme aumento di prodotti legati al mondo fantascientifico. In particolare, Paolo, sto gestendo quello che per me è stato un pochettino l'immaginario che mi ha colpito, e andiamo appunto da Marco Quadri, ex studente SIA, che lavora tantissimo sul tema della fantascienza, a capolavori del passato come appunto 2001 Vista nello spazio, Nausicaa nella Valle del Vento, che al tempo già era rivoluzionario soprattutto sul tema del cambiamento climatico e della salvaguardia degli ambienti, a Interstellar, che probabilmente a oggi è l'esempio di connubio fra scienza e fantascienza nel mondo del cinema più importante, perché addirittura il film è stato completamente seguito da Philip Forman, che è uno dei massimi esponenti della fisica moderna, della fisica teorica moderna, vincitore del premio Nobel, tra l'altro qualche anno fa, per la scoperta delle onde gravitazionali, e che ha seguito appunto sia tutta l'effettistica del film, sia tutta la rappresentazione di quelli che erano i fenomeni fisici. Ma non abbiamo solo appunto, appunto partendo, parlavamo prima degli anni 80, abbiamo Alien, come abbiamo pochi anni dopo Blade Runner nell'82, La Cosa, che c'è anche nel libro cinema che mi ha guadagnato. Sempre parlando di Giappone, abbiamo altri grandi esempi che sono Ghost in the Shell, Akira, che sono narrazioni futuristiche, cyberpunk, dove in Giappone ovviamente il tema si è sviluppato tantissimo. Abbiamo Ex Machina, un lavoro moderno che tratta tantissimo di intelligenza artificiale. Ma un altro grandissimo, una di forse delle persone che più mi ispira a livello creativo è Jesse Jacobs, che è un fumettista canadese che lavora tantissimo proprio sugli immaginari futuristici. Ma appunto abbiamo anche il mondo del videogioco, appunto, dove dagli anni 80 in poi c'è stata ovviamente un'enorme onda creativa, soprattutto su questo tema, ma non è solo la fantascienza in realtà in sé ad essere un motore grafico, ma spesso è la natura stessa ad essere in qualche maniera fantascientifica, e quindi ci deriva a citare anche, che sono importantissime, tutto il lavoro del dottor Ecker, che è un biologo dell'Ottocento, che illustrava le sue stesse tavole biologiche, creando in realtà poi delle visioni che potrebbero essere quasi legate ai fumetti moderni. E ho lasciato in chiusura ovviamente un'immagine di Star Wars, perché credo sia, a parte il fatto che appunto è una di capostipiti, perché nasce nel 77, quindi apre un pochettino poi la porta a quello che è stato l'exploit della fantascienza nel mondo cinematografico, e poi perché ovviamente sono nato nel periodo in cui è uscita la seconda trilogia, e mi ha accompagnato da ragazzino e anche oltre, ed è una di quelle serie soprattutto in cambio quando ho fatto fisica mi ha citato costantemente. Che sono usciti poi gli ultimi film della serie, quindi ci tenevo a dedicarle un'immagine a sé stante. E niente, vi ringrazio per l'attenzione e grazie mille. Sempre sull'argomento di una rivista, uno vedrà
Padova, in un dipartimento proprio di Padova, una ragazza del giugno dell'anno scorso, che è stata a fare l'istruzione, ha utilizzato la realtà aumentata, quindi con la possibilità di scansionare le tue illustrazioni della vita delle tue persone. Potrebbe essere un plus che tu puoi seguire all'interno. L'idea è quella, ovviamente, sperando di poterlo magari proseguire come progetto, perché effettivamente ci tengo molto, sarebbe quello sì, ovviamente, poi di avere molti più. In questo caso voleva essere un prodotto mio, realizzato da me, pensato da me, con i miei contributi all'interno. L'idea è quella sì, possibilmente poi di poter coinvolgere molte persone, anche a livello creativo ovviamente, perché non ho grosse competenze nel campo del digitale, però effettivamente ci sono delle